Oh, buonasera a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Prima di tutto, scusate per l'orario un po' particolare, però oggi per me è stata una giornata difficilissima. Questo è un momento dell'anno dove sono particolarmente impegnato e non è facile portare i contenuti in un momento così delicato, però nonostante tutti i problemi, io ho voluto tornare a casa a un orario ragionevole proprio per parlare della partita di domani, perché domani è il giorno di Inter-Juventus. Domani è il giorno della Coppa Italia, non si può rimanere tranquilli neanche un momento, perché l'Inter ha eliminato il Milan una settimana fa e domani si giocherà la partita d'andata contro la Juventus, partita fondamentale e dove l'Inter deve dare una dimostrazione di forza, deve dimostrare tutto il suo valore nella partita di domani, perché non dimentichiamoci, questo è il momento degli esami, questo è il momento più importante per la nostra stagione. L'Inter nelle prossime 5 partite ha la doppia partita con la Juventus in Coppa Italia, poi deve andare a Firenze contro una Fiorentina motivatissima, che immagino avrà voglia di vendicare la sconfitta negli ottavi di finale di Coppa Italia. Poi c'è la Lazio e poi c'è il derby di ritorno. In queste 5 partite potremo giudicare molte cose, potremo dare dei giudizi belli completi sul valore reale di questa squadra. Quindi già domani sarà un esame importante. La Juventus continua a ripetere che secondo me sulla carta ha la squadra più completa del campionato, allorché soprattutto dal centrocampo in su ha molti giocatori di qualità in grado di rompere e di spezzare gli equilibri in tutti i momenti della partita, quindi non sarà facile controllarli. Dovremo rimanere compatti, uniti e cercare di concretizzare le occasioni più importanti, perché nelle ultime partite l'Inter ha creato, ha generato molte occasioni, ha spesso schiacciato gli avversari, però obiettivamente ha sprecato troppo. Domani, oltretutto, non potremo contare purtroppo su Lukaku e Hakimi, che non ci saranno per squalifica, ma tutto ciò non voglio che diventi un alibi. L'Inter deve dimostrare di essere una grande squadra e se vuoi essere definita una grande squadra non puoi dipendere principalmente da due giocatori. Una grande squadra non può dipendere da un giocatore solo. Quindi chi verrà buttato nella mischia domani dovrà dare il 100%, dovrà dare il massimo, perché poi oltretutto queste partite si preparano da sole. Io mi ricordo la Juventus di Ferrara battere l'Inter di Mourinho, così come mi ricordo l'Inter o schifosa di De Boer vincere contro la Juventus non tanti anni fa. Quindi sono partite un po' particolari. Io mi ricordo anche quella famosa partita, giusto per ricordare un po' di cose ai milanisti che continuano a parlare della loro sconfitta nel derby in Coppa Italia, hanno detto: la partita è stata condizionata dall'espulsione di Ibrahimovic. Io ricordo loro che noi con Spalletti, con una squadretta modestissima, in inferiorità numerica per un'ora abbiamo messo sotto la Juventus. E se fosse stato espulso Pjanic, probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. Però per un'ora noi abbiamo segnato due gol a una Juventus nettamente più forte. Quindi tutte queste cose secondo me sono alibi da mettere in secondo piano, perché non è che se finisci in inferiorità numerica, se un episodio non va dalla tua parte, hai il diritto di sparire dal campo. Il Milan, dopo l'espulsione di Ibrahimovic, non ha superato il centrocampo, eh? Questo loro non se lo ricordano probabilmente. Ma detto qua, la partita è andata, il derby l'abbiamo vinto noi, loro possono solo parlare. Pensiamo alla partita di domani, che è decisamente più importante. Sarà importante rimanere compatti. Io voglio che l'Inter dia una dimostrazione di forza. Ho grande fiducia in Lautaro, che domani sarà la nostra punta di diamante in attacco, vista l'assenza di Lukaku. Oltretutto gli voglio fare gli auguri, perché oggi è diventato pure papà. Non penso esista cosa migliore nella vita. Speriamo possa festeggiare bene domani, magari con un golletto, con una grande partita, perché caro Toro, ora ti faccio gli auguri, ti voglio tutto il bene del mondo, però tu vuoi il ritocco dell'ingaggio? Ti posso dare ragione fino a un certo punto. Il tuo agente vuole 7 milioni, 7 milioni netti. Te l'ho già detto in live. Per dimostrare di essere un campione, non puoi segnare solo con squadre minori, non puoi segnare e fare i numeri solo col Crotone,
col Benevento, col Torino, col Verona, con squadre inferiori. Devi dimostrare di essere un giocatore di livello anche in delle partite decisive. E l'anno scorso non l'hai dimostrato, quest'anno devi dimostrarlo. Devi sempre pensare a crescere in stagione dopo stagione. Sei esploso l'anno scorso dopo un anno di panchina perché eri il vice Icardi sotto la gestione Spalletti. Devi però mantenere un certo ritmo. Questo non è che mi fai una partita sì, tre no, due sì, tre no, tre sì, due no. Continuità, caro Toro, perché la continuità è una qualità che devono avere tutti i grandi giocatori. Questo mi sembra ovvio, evidente. Però, detto questo, domani sarà importante vedere a che punto siamo. Non voglio sentire discorsi del tipo la Coppa Italia, una competizione minore. Io ricordo che non vinciamo niente da 11 anni, io ricordo che domani è sempre la partita con la Juve, l'ex derby d'Italia, perché ripeto, l'ex perché loro sono finiti in B, quindi il derby d'Italia dal 2006 non esiste più, è esistito, ora non esiste più, però queste sono partite che generalmente hanno un valore diverso rispetto alle altre, indipendentemente che siano di campionato o di Coppa Italia, poco mi importa sinceramente. Poi, detto questo, oltre alla grande partita che noi dovremo fare domani, mi raccomando, domani tutti a San Siro alle ore 6 per il ritrovo, oggi si è parlato anche della questione societaria, non meno importante dell'attuale situazione dell'Inter, perché può cambiare il futuro, la storia dell'Inter. Sembra che Suning oggi abbia rifiutato la prima offerta di BC Partners, questo fondo di investimento che sembra abbia mostrato un leggero interesse per l'Inter. Io continuo a credere questa cosa. Non lo so se il nuovo compratore si chiamerà BC Partners, se sarà angloamericano, americano, saudita, svedese, stanno venendo fuori 200.000 fondi di investimento. Io purtroppo penso che ci saranno dei cambiamenti. E io però do un consiglio a tutti gli interisti, non cadete nei tranelli dei giornali o in delle affermazioni non credete a tutto quello che vi viene fuori sui giornali. Perché, per carità, i giornalisti fanno il loro lavoro, c'è chi lo fa meglio, c'è chi lo fa peggio. Zazzaroni, scusate il lapsus. Ma quello che vi voglio dire, ragionate con la vostra testa. Cioè, oggi il Sole 24 Ore ha detto: il modello BC Partners potrebbe essere il modello Atalanta. Oggi viene fuori la notizia che Suning ha rifiutato la prima offerta di BC Partners. Cioè, quindi che ci siano dei fondi interessati all'Inter è un dato di fatto. Però prima di fare ipotesi bisogna avere delle prove. Noi non abbiamo prove su quali siano i progetti dei compratori o dei presunti compratori. Ragioniamo in maniera ipotetica, ma ragionare in maniera ipotetica presenta sempre dei rischi. Io fino a quando non vedo, non credo. Nel senso, credo sicuramente che ci siano dei fondi interessati ad acquistare delle quote dell'Inter, ma sui loro progetti non mi esprimo perché non ho ancora avuto modo di vedere, di capire cosa vogliono fare. Qualcosa certamente in pentola bolle, qualcosa si farà. Non so se sarà BC Partners o non sarà BC Partners perché l'Inter ha bisogno di liquidità e Suning deve per forza di cose liberarsi di alcune quote dell'Inter perché glielo dicono dalla Cina. Vediamo, rimaniamo in attesa e poi giudicheremo una cosa alla volta. Domani c'è la partita con la Juve, testa Inter-Juve. Questo è quello che mi interessa di più. Ama le forze Inter e non credete a tutto, vi assicuro. Già il paragone Atalanta-Inter, l'Inter ha un fatturato 3 volte più grosso di quello dell'Atalanta. Secondo voi che sono cretini? Vengono e vendono i loro migliori giocatori perdendo valore, facendo perdere valore alla società. Aspettiamo e vediamo. Questo è il motto.